Allora, prima di mostrarvi come possono essere riutilizzati i materiali nostri, i materiali d'archivio, volevo farvi vedere degli esempi di filmati che noi abbiamo, cioè diverse tipologie di film che noi possediamo. Come dicevo, possono essere spot, caroselli principalmente. Ci sono molti film di formazione dei dipendenti, che le aziende grosse ovviamente. Nelle aziende grosse ovviamente la formazione era difficile da fare, tutte le sedi fisicamente, quindi si producevano dei filmati proprio per formare i dipendenti, gli operai alla produzione, ok? E poi vabbè, ci sono ovviamente i film istituzionali d'azienda. Io qui ho scelto degli esempi, non ve li farò vedere, non abbiamo più tanto tempo, per cui non volevo fare la proiezione intera, però dura un'ora tutto, quindi mi sembra che non abbiamo più tanto tempo. Vi faccio vedere un esempio di spot dell'Olivetti. C'era qualcuno prima interessato alle musiche? Vabbè, anche in questo caso direi che questo è un esempio abbastanza buono della produzione Olivetti degli anni 60-70. Questo è uno spot. Poi vi faccio vedere un esempio di un film Fiat molto antico, uno dei primi film di promozione di una vettura della Fiat. E poi vabbè, ci sono due film più lunghi. Uno è un film di Ermanno Olmi, vi dicevo che ha prodotto dei film per la Montedison ai suoi esordi, però questo è un film che dura troppo, magari vi faccio vedere un pezzettino. E poi è sempre un film della Fiat, che è un film di promozione che si chiama Quel primo giorno in fabbrica. Tra l'altro mi sembra incredibile che ci sia il cofanetto dei film di Sì. È stato fatto, poi sono stati restaurati in SD e poi si è fatto questo cofanetto. Ermanno Olmi. Quindi c'è qualcuno in No, infatti, ma poi vi faccio vedere anche poi dopo questi brevi film, vi faccio vedere anche il canale della Web TV dove potete vedere poi a casa vostra i film, quindi anche se adesso non c'è tempo potete poi farlo dopo, basta poi fare una ricerca per titolo, quindi se siete interessati vi do poi io i titoli e tutto quanto, e anche su YouTube. E quindi adesso vi farei vedere questi film. Allora, questo è lo spot Olivetti. Ma c'è sicuramente. Vabbè, questo vedete uno spot. Avete visto uno spot della macchina della Valentina, della macchina da scrivere Olivetti per il Giappone. C'è un forte legame tra Olivetti e il Giappone. Infatti adesso dobbiamo restaurare due film dell'Olivetti che usciranno poi in un cofanetto DVD negli Stati Uniti. Proprio sul un film sul Giappone. Poi vi faccio vedere anche questo. Ah. Si sente? No,
Ok. Ecco. 31. 31. Questo ad esempio è un esempio classico di nitrato. Questa è una pellicola infiammabile. E quello è un mascherino da 2,35. È più allungato dell'1,37. Ok. Un po' più stretto e più lungo. Sì, sì, è un mascherino particolare. Ed è stato. Questo qua è stato digitalizzato in SD, quindi quello che avete visto in SD. Cioè il 2K ancora non è stato fatto, ma verrà poi fatto. Adesso io mi sposterei direttamente sul nostro canale. Così almeno vi do anche qualche dritta su quello se volete fare delle ricerche vostre personali. Io adesso vi ho fatto vedere questi due esempi da DVD, però in realtà. Sì, certo. Sì, 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 ci sono. Allora, adesso vi faccio vedere un po' di dati, giusto per che capiate quanti film ci sono, anche per la ricerca e tutto quanto. Vabbè, è un canale YouTube, quindi funziona come qualsiasi canale YouTube. Allora, il canale si chiama Cinema Impresa TV, ok? Il nostro logo, che è quello del centro sperimentale, è quello lì che avete visto. Perché è un ramo del centro Sì, sperimentale. sì. Ecco, questa è la pagina del nostro canale. Adesso, in prima pagina c'è un video che è un filmato che ho caricato ieri, cioè l'altro ieri, che è un film della Fiat, ma questo è recentissimo, nel 2003. In realtà non è della Lancia. Cioè, è una sponsorizzazione della Lancia ed è diretto da Muccino, cioè Nicoletta Romano. Sì, infatti. Vabbè, questo è quello che si è scelto per metterlo in prima pagina, però la ricerca praticamente ovviamente la fate direttamente da qui, dal motore di ricerca. Io adesso sono entrato come amministratore perché voglio farvi vedere un po' di così di dati. Comunque questa è la pagina principale. Vi faccio vedere un po' quello che sono più o meno i dati. Allora, vedete, i video sono 1229 caricati. Adesso piano piano andremo avanti, comunque i numeri sono altissimi, quindi questa è solo una piccola parte. Qualcuno prima era interessato all'animazione, vi farei vedere qualche esempio, no? No, questo abbiamo già visto. Non è più. Questo è un altro film della Fiat, però questa è animazione. Ed è di un anno successivo rispetto a quello che avete visto prima. Ah, vedete che i film noi li carichiamo. Adesso il time code non lo utilizziamo più, perché da quando abbiamo YouTube. Essendoci il time code di YouTube per gli utenti, per i clienti in generale, fa fede ormai quello di YouTube. Una volta li caricavamo col time code del beta. Questo qua è il time code del beta. Magari se volevano una funzione di video. Sì, perché funziona spesso così. Per cui tu, utente, che hai bisogno, vuoi del materiale d'archivio. Guardi prima il film su YouTube, scegli le sequenze di cui hai bisogno e dai a noi i riferimenti del time code. Adesso però che abbiamo YouTube si utilizza il time code di YouTube. Vabbè, questo è un esempio. Poi ci sono esempi di caroselli, per farvi vedere. E in realtà noi abbiamo un sito Cinema Impresa, non ce l'abbiamo. Abbiamo una web TV, ok? Non so, forse tu intendevi la web TV. Sì, da appunto TV. Ok, il percorso è questo. Prima è stata inaugurata la web TV, che è diciamo un po' più dettagliata per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, ci sono più informazioni e poi comunque è autonoma, cioè non segue una struttura già prestabilita come quella di YouTube. Poi nell'ultimo anno però si è scelto anche proprio per incrementare la
la divulgazione del materiale di aprire anche un canale di YouTube. Quindi in realtà il legame c'è, nel senso che molti film ci sono sia sulla web TV che su YouTube, però adesso si è deciso di puntare più su YouTube, quindi i film nuovi verranno caricati sul canale di YouTube. Avrei mosso una critica anche sulla web TV, certo, per quel che riguarda la ricerca, cioè le possibilità di ricerca sì, sono abbastanza limitate, e anche un catalogo vero e proprio non c'è, o con delle indicazioni. Sì, di... allora il progetto adesso è quello di fare un sito che sia collegato, un sito proprio nostro che sia collegato direttamente poi ai link, certo, di YouTube, per cui in quel caso lì poi avremo una scheda, un catalogo più dettagliato. È un progetto che stiamo facendo, quindi la critica ci sta, è così, in effetti è abbastanza limitato. Perché al momento su YouTube non si, no, a su YouTube non si possa fare niente, no, non si può fare niente, no, bisogna per forza creare un sito che sia collegato, poi ovviamente che abbia, certo, i link del canale YouTube, ed è quello su cui stiamo lavorando. Delle possibilità di ricerca avanzata, certo, e anche più professionali, anche magari per più dettagliate. Adesso no, abbiamo questa via di mezzo che la web TV, però è già stata superata, per cui l'idea è quella di creare un sito completo da quel punto di vista. Vabbè, questi sono i classici esempi di caroselli. Sì, perché questi sono i caroselli dell'Amo Plan. In realtà, appunto, lo saprete sicuramente, ma il caroselli era uno sketch in cui poi il messaggio pubblicitario veniva poi solamente alla fine, per cui... Quello è un problema, sì. No, nella maggior parte dei casi sì. Ci sono casi in cui invece su certi tipi di personaggi, diritti d'immagine, è un po' più delicata la faccenda. No, in questo caso no. In questo caso ovviamente si deve fare la richiesta, cioè in questo caso bisogna verificare nel dettaglio se si può pubblicare l'immagine di Bramieri, cioè pubblicare il filmato in cui c'è Bramieri o no. In molti casi non è stato possibile, e quindi per l'attore che la rilascia i diritti, certo, in questo caso alla RAI, sì, e dopo 70 anni comunque si possono utilizzare i diritti. Sì, però in alcuni casi ci sono dei contratti dove la gente, certo, oggi si riserva i diritti dell'autore. In altri casi, in quei tempi, presumo che l'attore ha lasciato, certo, i diritti alla RAI. I, sì, caroselli comunque sono, sì, 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 i diritti sono della RAI. Quindi dopo 70 anni può utilizzarli chiunque. In alcuni casi sì, in altri casi invece ci sono i diritti d'immagine legati all'azienda, cioè al prodotto, cioè quindi alla sponsorizzazione di un prodotto. In alcuni casi non si può, cioè bisogna comunque fare una richiesta, aspettare la conferma e tutto quanto. Quindi in molti casi certe cose non sono ancora potute pubblicare. Anche l'autore, sì, quando sei possedi, se ancora. Però dico, mi sembra una cosa un po' così, perché lui è già stato, penso, compensato di quello che ha la sua prestazione. Quindi no, lo punto... so, però io su quello ovviamente non è che abbia proprio gli elementi, ecco, proprio dettagliati, però in alcuni casi non è così semplice, non è che c'è solo il contratto che fa. Volevo chiedere, sì, i prego, video sono caricati in Creative Commons sul sito di YouTube? Sono caricati semplicemente in questo procedimento qui. Cioè io ho un riversamento in alta qualità, ovviamente lo comprimo, perché lo scopo del caricamento su YouTube non è caricare un filmato in alta definizione, per vari motivi. Cioè il primo è quello per cui c'è il rischio, sappiamo benissimo tutti che scaricare un filmato da YouTube è facilissimo, ci sono dei software apposta e noi non possiamo permetterci di caricare un video in alta definizione che può essere scaricato. Quindi vabbè, oltre a metterci i loghi per sporcarlo,
lo carichiamo anche in bassa risoluzione. Una volta creato, compresso il file con un codec che di solito ho, io utilizzo l'H264, che è quello che si utilizza per questo tipo di compressione, che non è un codec professionale, ma va bene per la messa online. Non va bene, secondo me, quello tipico della web, il flash, perché comprime troppo e quindi... No, ti dicevo, il caricamento è semplice. Nel momento in cui tu hai il file compresso, selezioni il file dal tuo computer e lo carichi. Sì, no, tipo qui lì c'è la possibilità di scegliere se la proprietà poi diventa di YouTube o di Creative Commons. In questo caso non ti so rispondere, ma non penso che sia di YouTube. Cioè, non ti so rispondere sul... ma non, la proprietà del filmato... Sì. Sì, cioè, anche se vai adesso sulla piattaforma di amministrazione, sì, c'è lo slash se il video è caricato in Creative Commons o YouTube. Vediamo subito. E dovrebbe essere nelle impostazioni avanzate. YouTube? Sì, ok, YouTube. Quindi sì. E quindi niente, questo è più o meno il passaggio che si fa. Cioè, la cosa della compressione è importante perché bisogna trovare il giusto equilibrio per non comprimere eccessivamente il file, in modo che vi faccio vedere un esempio di un errore che all'inizio abbiamo fatto, che può succedere, secondo me, poi... Faccio vedere l'altro sito che non mi ricordo mai perché non ci vado mai. Questa è la web TV di cui vi parlavo, che è quella che esisteva precedentemente, prima del canale YouTube. Se io parte in automatico, sì, è il dialogo di un venditore di almanacchi. E faccio vedere un film che secondo me è stato caricato con un codec di compressione che è il flash, e il risultato onestamente è troppo compresso, vedete? Cioè, si parte già da un SD, no? E questo è inguardabile, cioè, diciamoci la verità. E quindi va bene cercare di... Infatti abbiamo superato questa fase. Questo per dirvi che c'è stato un miglioramento. Adesso su YouTube bisogna cercare un equilibrio di compressione. Non si può esagerare così tanto. Bisogna trovare il codec giusto che comprima in modo tale che il materiale non possa essere utilizzato da esterni per montaggi, per cose varie, ma neanche che sia totalmente inguardabile. Ok? Il montaggio, adesso, anzi, per il montaggio vi farei vedere un esempio di montaggio, se ti interessa. Questo è stato fatto, questo montaggio, per il raduno dei direttori d'archivio europei che c'è stato a Torino una settimana fa, e abbiamo prodotto questo piccolo montaggio. Vabbè. Ovviamente avrebbe senso con la musica che si sente bene, però
Sì. È schiacciato? No, questo è un 4 terzi. Sì. Vabbè, allora, questo tipo di montaggio in realtà appunto è semplicemente è stato messo in proiezione in loop per dare un'idea di quello che è il fondo archivistico del cinema d'impresa in un raduno di archi, direttori d'archivio europei. E, vabbè, adesso dura un po' questo, me lo faccio vedere tutto, se no. Questa ad esempio è la GTT, che è la, l'azienda dei trasporti di Torino, vedete il tram. Questo no. Se vuoi però in qualche modo te lo posso dare marchiato. Adesso questo qua non è marchiato, però te lo posso mandare. Questo è un esempio, però io vi farei anche vedere un po' come viene utilizzato questo materiale per delle produzioni, cioè per avere un'idea di come, cioè di come viene valorizzato il materiale, perché questo vabbè, ovvio è un montaggio, però è stato messo appunto in loop, non, è, non era finalizzato a un'opera. Parlerei piuttosto di come viene utilizzato appunto il materiale. Allora, l'esempio più importante di cui tra l'altro siamo anche molto orgogliosi è la produzione del film che è stata che è stato presentato alla Mostra di Venezia, non so se qualcuno di voi ne ha sentito parlare, che è il film di Davide Ferrario, La zuppa del demonio. Allora, il film è stato interamente, quasi interamente, ha usato quasi interamente immagini presenti nel nostro archivio. Vabbè, io qua ho preso solo un link per farvi vedere. Ok. Questo, vabbè, è l'esempio più grande di riutilizzo di immagini di repertorio. È proprio un documentario sulla storia industriale italiana. E quindi il 90%... anche di più del materiale utilizzato proviene dal nostro archivio. È stato un lavoro lungo di 2 anni, per cui i passaggi sono questi, che poi vale sia per un regista importante come Davide Ferrario, ma vale per qualsiasi tipo di utente. L'utente vede guarda i materiali su YouTube, sceglie le sequenze di cui ha bisogno per il proprio progetto, noi consegniamo, ci dà il time code delle sequenze, noi lavoriamo in alta definizione le sequenze che l'utente ha scelto e poi l'utente a quel punto, magari con una collaborazione anche sul restauro, sulla sistemazione delle immagini, poi avrà le immagini pulite o in alcuni casi con il logo, poi dipende anche dal tipo di produzione. In questo caso il lavoro è durato tantissimo perché il materiale, come vi dicevo, di tutto il film proviene dal nostro archivio, quindi si tratta di vari minuti di cattura in alta definizione, di restauro, di sistemazione. Li avete in SD riacquisite? Sì, certo. Magari ne approfittate per riacquisire. E questa è l'idea, ma soprattutto in questi casi. Perché, vabbè, non sempre viene richiesto l'HD, però per un tipo di produzione di questo tipo. Poi non sempre è possibile, non sempre è possibile ripassare le pellicole, perché magari è il passato del tempo e la pellicola non ha più la risoluzione, cioè non ha più la conservazione, non è più trattabile come prima, si peggiorerebbe solo la risoluzione in alcuni casi, quindi non sempre è stato fatto il passaggio in HD. In molti casi si gonfia l'SD, cioè è evidente che se io devo fare una produzione in HD e ho un SD, devo adattare la risoluzione al film in HD e in quei casi lì si gonfia l'SD, cioè si gonfiano le dimensioni del film e si arriva all'HD. Tra l'altro è una cosa che si fa spesso.
Lì c'è, parla anche di Ilva, Taranto, avete dei filmati sull'Ilva? Sì, non lo so, non l'ho detto prima. Sì, abbiamo, allora, praticamente i filmati dell'Ansaldo è una di quelle aziende che, come dicevo, non ha depositato da noi il materiale, perché lo tengono loro, però ha aderito al progetto della messa online del materiale, per cui ci ha fornito riversamento video delle pellicole e noi abbiamo caricato questo materiale. Sì, cioè volendo... Che le troviamo sul canale YouTube. Sì, basta cercare una ricerca Taranto e si trova del materiale del libro. Ok, grazie. Non è un costo cedervi, cioè voi non per l'azienda non è un costo la conservazione fatta da voi, cioè voi non chiedete, non so... No, come vi dicevo prima, tutto... cioè, di prassi non si chiede. Non cioè, poi, ripeto, se l'azienda vuole contribuire, ben venga, però non è richiesto. Faccio vedere un altro caso di materiale utilizzato. Vabbè, vi dicevo, questo è il più grosso, La zuppa del demonio. Poi ci sono altri, ad esempio a Cinema Ambiente è stato presentato questo film sulla storia dell'energia nucleare. Mi sembra che qualcuno si sia interessato prima. Vabbè, questa è la presentazione su Repubblica TV del film. E in questo caso le sequenze di repertorio sono solo una parte, cioè il film è un film girato con interviste ai lavoratori della centrale nucleare, sulle scorie nucleari, con appunto riprese del territorio dove erano state stoccate queste scorie nucleari, e all'interno del film sono state inserite delle immagini d'archivio provenienti dal nostro archivio. Faccio vedere le immagini. Questo ad esempio è un caso, adesso arrivo solo all'immagine, ce la facciamo, io lo so, 39. Beh, dicevo, questo è un caso in cui la produzione del film ha scelto delle sequenze fornendoci il time code, ha richiesto l'HD, cioè il full HD, ma non per tutte le pellicole è stato possibile fornire il full HD, perché la situazione della pellicola era nel frattempo peggiorata, quindi l'SD come qualità era superiore, l'SD in beta, in supporto beta fatto anni prima, era superiore rispetto al full HD. Quindi in alcuni casi è stato riversato in HD e sono state fornite delle sequenze in HD, in altri invece proviamo a ricaricare la pagina. In altri invece sono state date quelle da beta in SD. Vedi, questo qua è un esempio. Questa è una parte del film. Vedete che in questo caso il logo, perché in questo caso l'abbiamo dato lo stesso con il logo, come vi dicevo prima. Queste sono immagini che provengono dal fondo Enea, il centro ricerca Enea. Ok. Come ultimo esempio di valorizzazione e di utilizzo delle immagini di repertorio, vi farei vedere un progetto che è, diciamo,
si sta svolgendo in questo momento, che è quello di utilizzare le immagini di repertorio come da un punto di vista artistico. Cioè si tratta appunto, il progetto si chiama Video Racconti ed è, l'idea è quella di questa drammaturga di leggere, di scrivere un testo e leggerlo con il sottofondo appunto le immagini di repertorio. È più facile da capire guardandolo, cioè l'idea comunque è questa: scrivere un pezzo teatrale e poi recitato con immagini di repertorio che abbia ovviamente una coincidenza con quello che è il film, cioè non c'è una stretta correlazione tra le due cose. Faccio vedere l'esempio. In questo caso, prima di far partire il film, vi devo dire, in questo caso il film è un film della Montedison ed è un film sull'azienda di produzione degli esplosivi. E quindi la protagonista è una delle operaie che fabbricava i candelotti di dinamite. Questo è il senso. Poi lo capite guardando. Adesso li rimettiamo nel cast. Ormai non ci conto neanche più. Tac tac, mi vengono tutti uguali.
sono meglio di una macchinetta, non mi fa fatica, non penso a niente e a nessuno. Quando gli occhi bruciano troppo, prego Sant'Agostino. E se arrivano brutti pensieri, faccio come i soldati, i dottori. Chiamo Santa Barbara. Santa Barbara, benedetta, liberaci dal pianeta, dalla fretta. Sac, sac. E anche più quello dove penso. Che è forte. Non te ne accorgi, ti entra in testa. Fa puzza. E fa male. Ti entra anche nello stomaco. Brucia nella testa e nella pancia. Ma io tiro dritto. Don Luigi me lo dice sempre. Tiro via. Ma io voglio sposare un operaio. E poi si guadagna bene. Mi sono comprata anche la bicicletta. Io tiro dritto. E metto tutto nella cassa. E quando l'ho riempita, la portano via. E me ne danno un'altra, vuota. Tu vuoi dritta, vuoi seduta. Tu vuoi dritta. Ecco, questo è un esempio, secondo me, molto bello. Poi, vabbè, lì è una questione di come può essere riutilizzato anche dal punto di vista artistico il materiale. Questo è uno dei filmati, l'idea... No, è questo, controllo un attimo, così, perché non sono sicuro. Ci saranno altri film, l'idea di fare vari tipi di video racconti come questo. Questo è il primo che è stato fatto. Sì, e dura così, e ci saranno altri episodi in altri contesti. Cioè l'idea è questa, è fare vari tipi di racconti di questo tipo. Questo è un progetto ovviamente nato dall'esterno, da questa Elena Pugliese che ha scritto i testi. Vediamo subito se c'è. Sì. Okay. Il progetto è sui nostri tipi di materiale, quindi l'idea è quella di farlo, sì, ovviamente sulla vita di fabbrica principalmente. Sì. Allora, io all'università, tra le lezioni che faccio anche quella sulla nascita della polvere da sparo, essendo un corso di storia della scienza. Quindi mi piacerebbe molto far vedere questi filmati, perché sarebbe è molto più chiaro da qui. Sarebbe ottimo. E quando parlo io per un quarto d'ora. Il link, se ti do il titolo, lo trovi con la ricerca, con il link. No, anche se c'è proprio un link a questo progetto, che ci sono altri contributi, perché è bellissimo questo. Sì, no, in realtà, essendo un progetto che deve ancora formalizzarsi, ci siamo che c'è una bozza di progetto, poi c'è questo qua che è già ultimato, è già stato caricato, però appunto è un progetto che dobbiamo ancora sviluppare in maniera completa. Verranno caricati anche gli altri appena verranno fatti. Ma tutti su YouTube regolarmente, senza una sezione separata? No, vengono caricati nel canale. Poi probabilmente faremo una playlist, cioè YouTube ti permette di fare una playlist. Faremo una playlist su questo tipo di video racconti. Adesso ce n'è solo uno, quindi. Ok, perfetto, grazie. Niente. Allora, io direi che se avete delle domande, io sono qui. Anche sul sito, se volete vedere qualcosa di particolare, se avete delle curiosità che poi magari da soli, non lo so. Solo dal mio punto di vista, sì. C'è una grande spinta alla cultura, alla crescita della società. Sì. Ma anche perché il cinema industriale, per un paese come l'Italia, che è sempre stato un paese industriale, adesso ovviamente siamo in un'altra epoca, però c'è cioè l'epoca del declino industriale, però l'Italia è sempre stato un paese industriale, quindi la storia industriale e quindi il cinema industriale è proprio storia tout court. Una presa di visione anche della realtà, della che è realtà stata, e anche che... proprio degli eventi degli eventi storici del nostro paese, cioè c'è un forte legame, cioè è imprescindibile il legame storia industriale e storia italiana. Ora ho pensato tra la storia industriale e pensavo anche a Ceolà
di Pirandello. Sì, sì, certo. Anche lì c'è una forma di industrialità, perché in fondo si lavorava col carbone, no? Certo. Sì, quindi anche comunque, ecco, oltre questo io vedo anche alle forzature con cui si sottoponevano, si condizionavano gli operai anche nell'agricoltura. Certo. Lavoro duro, sebbene quello non fosse industriale. Ma in realtà sull'agricoltura c'è anche una componente industriale, che è quella della Montecatini, ad esempio. Cioè, lo so che uno tende a non vederla, ma la questione dei fertilizzanti, cioè noi abbiamo tantissimo oggi materiale, sì, su quello. Oggi sì, ma c'è stata un'epoca prima della scoperta dei danni, no? Sì, sì, sì. Ma ancora c'è gente che ne fa uso. Degli insetticidi, sì, sì. Però l'industria italiana era stata all'avanguardia da quel punto di vista con la Montecatini. Sì. Poi basta pensare al propilene isotattico, cioè comunque, alla plastica natta, che vuol dire fa parte della storia proprio. Pensavo a situazioni che a livello temporale fiancheggiano, sono paralleli a questi che abbiamo visto. Certo. No? Allora questo problema nell'agricoltura non c'era, però no, ce n'erano certo. Altri. Sì, sì, sì. Anche vero. Lì ci si ammalava per altri motivi che magari non erano quelli di non respirare aria pura. No, certo, certo. Forse motivazioni mediche che non si consideravano, sì, sì. O non si volevano considerare. Una piccola riflessione legata a questo: bisogna sempre tener conto dell'origine dei documenti, parliamo di archivi di azienda, quindi ovviamente ciò che è documentato ha un'origine ben precisa, è stato fatto per un certo motivo, quindi penso che un autore o un professionista lo sa che ovviamente insomma, non si può pensare di documentare tutta quella che può essere la vita di un'azienda a partire dagli archivi audiovisivi dell'azienda stessa. Detto questo, se magari prima di concludere, se ci volevi dire qualche parola sul tuo percorso, cioè tu hai una formazione da... Sì, io sono archivista. Cioè, quindi io sono iniziato a lavorare in archivio entrando come archivista, e quindi sono laureato in storia e sono diplomato nella scuola di archivistica, che è una scuola dell'archivio di Stato, che funziona penso in tutti gli archivi, anche qui in Puglia l'archivio di Stato, cioè una scuola di archivistica, e poi sono entrato come archivista. Poi ovviamente io adesso mi occupo principalmente, per una questione di eventi interni, mi occupo principalmente della digitalizzazione, e quindi il mio percorso, diciamo che internamente alla struttura, si è orientato più alla componente del laboratorio, cioè per quanto riguarda una predisposizione, sì. Poi ho avuto la fortuna di essere stato formato internamente, cioè ho avuto una persona interna con cui ho lavorato per anni, che faceva quel tipo di lavoro all'interno del laboratorio e mi ha formato. Se avete altre domande, vabbè, dal punto di vista anche tecnico su certe cose, io posso, sono qua, o anche dal punto di vista archivistico. Intanto penso cosa potrei farvi vedere, ancora interessante, c'è talmente tanta roba. Ah, una cosa che secondo me è interessante da vedere. Scusi, prego. Volevo chiedere, quel filmato che ha fatto vedere prima rispetto al restauro, La grande storia. Sì, allora, quello è un film, in realtà è un film quello, film che è stato trovato all'interno di un fondo. Ah, ecco. Trovato all'interno di un fondo. E di che epoca è? Quando quel film lì mi sembra sia del 48, se non sbaglio, qualcosa del genere. È un film polacco. Sembra anche più datato, mi sembrava quasi degli anni 30. No, mi sembra che sia del 48. Sì, sì, no, è di quegli anni lì. No, insomma, diceva la didascalia, diceva della guerra, quindi non si capiva se fosse. Sì, sì. Dovrebbe essere del 48. Uh-huh. Ok, grazie. No, volevo farvi vedere una scoperta che è stata, ovviamente, poi in un archivio come il nostro, che possiede migliaia e migliaia di pellicole, molte di queste ancora devono essere scoperte. Cioè, tenete presente che noi siamo solamente in 5, e quindi ovviamente il lavoro
tantissimo e le scoperte cioè, sono sempre possibili. Non c'è ancora tanto materiale che non è stato proprio mai visto, però ce n'è e lì potrebbero saltare fuori delle cose. Una delle scoperte secondo me più interessante è quella della scoperta di un girato di colonna magnetica, quelle che vi dicevo prima che sono stampate su pellicola ma sono solo audio, di un girato di Fellini, della voce di Fellini che dirige gli attori durante uno spot della Barilla, che ha fatto, cioè Fellini ha diretto uno spot della Barilla. Quindi su quello abbiamo fatto quello lì, proprio quello. Su quel ritrovamento, che è un ritrovamento comunque importante, del girato della voce di Fellini sulla scena, abbiamo fatto un montaggio prendendo le immagini dello spot e creando, insomma, vorrei farvelo vedere, poi mi sembra interessante. Vabbè, questo ancora non è pubblico, però lo faccio vedere. Io devo alzare un po'. Qua al massimo non si sente, vero? Poi c'è lo spot come... Sì, sì. Dopo le guardiamo perché non... Questo vabbè. Si era perso un po' di colore quello sì. C'è stata una close collection. Io l'ho sistemato un po', però sì. No, perché io me lo ricordo.
probabilmente qualche master con i colori giusti si trova ancora nelle televisioni. Sì, sì. Perché in effetti il riversamento che avevo io in SD non andava bene. Quindi ho rifatto l'HD, però la pellicola... Poi tra l'altro, come vi dicevo, nel caso della Barilla la pellicola non l'abbiamo noi, quindi l'abbiamo dovuta chiedere. Vabbè, questo è un caso di cosa si può scoprire in un archivio come il nostro. Volevo chiedere, come si sostiene economicamente l'archivio? Sì, allora, l'archivio si sostiene principalmente tramite finanziamenti pubblici, che sono per la maggior parte erogati dalla regione Piemonte, in minima parte dal comune di Ivrea. Poi una parte arrivano da finanziamenti privati, da compagnie, Compagnia di San Paolo, compagnia bancaria, e una piccola parte, ma ovviamente qui stiamo parlando di una parte irrisoria, e sono entrate che procuriamo noi con la vendita dei diritti o con lavorazioni per le imprese, cioè lavorazioni di contingenza. Per dire, che ne so, l'azienda ti chiede di riversarti un tot di cose in l'arco di tempo. Comunque principalmente per finanziamenti pubblici. Quindi i simboli di credito, insomma, da San Paolo. La compagnia, sono fondazioni bancarie. Ci avevi detto di Olmi? Sì. Vuoi vedere qualcosa di Olmi? Sono un po' lunghi. Non so se c'è più tempo. No, vi faccio vedere. Olmi su YouTube non credo ci sia. O sì. In effetti se ce l'ha. Sulla TV c'è, lo so, infatti. Però infatti volevo capire se farlo vedere qua. No, su YouTube non c'è. Vabbè, ce n'è già uno qui, direi che va bene questo. Questo è abbastanza angosciante. No, sto scherzando, no, ovviamente. Thank you.
Non so dire che è in programma un restauro di questo tipo di materiale, cioè di riversamento in 2K e restauro nei prossimi mesi. Non davvero, non tornerò. Ma che vita vorreste voi tutti? Eh?
chiaro che ciascuno d'opinione si sia stato più e più peso del male che gli è toccato, che il bene si è fatto di riavere la vita di prima con tutto il suo bene e tutto il suo male. Nessuno vorrebbe rinascere. Quella vita che è una cosa bella non è la vita che si conosce, ma quella che non si conosce. Non la vita passata, ma la futura. Con l'anno nuovo il caldo comincerà a trattare bene voi e me e tutti gli altri. E si principierà la vita felice. Non è vero? Speriamo. Comunque mostratevi l'almanacco più bello che avete. Oh, ecco il nostro. Questo è il più bello. Sì. Sì. È una playlist, quindi. Questa della Fiat, sì. Ok. Non avete nessuna altra domanda? Vabbè, vi lascio qualche, se volete delle informazioni, vi lascio il link. Vi ringrazio.